In questa puntata, Tartufesta, sul trono sale il re del bosco, il tartufo bianco di Savigno celebrato nei comuni dell'Appennino. Prezioso, bianco come l'oro, trova nei suoli calcarei e argillosi e negli ambienti umidi le condizioni ideali per crescere. Stiamo parlando di Sua Maestà il tartufo bianco che con l'arrivo dell'autunno torna sulle nostre tavole e sprigiona il suo inconfondibile aroma. E l'Appennino bolognese gli rende omaggio con una manifestazione che nel 2008 compie 25 anni. La Tartufesta, che coinvolge i diversi comuni in un ricco programma di eventi fino a metà novembre. Savigno, capitale del nobile fungo, fa parte dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo. Nel comune della Valsamoggia si svolge durante la sagra, nelle prime tre domeniche di novembre, la mostra mercato più importante dell'Appennino emiliano, ma dietro al re Tartufo c'è il territorio nel suo complesso. È una simbiosi tra tartufo e prodotti del territorio che ci serve per valorizzare i prodotti del territorio, quindi tutta la filiera dell'enogastronomia. Quindi voi vedrete il parmigiano, vedrete i salumi, vedrete il pane, perché abbiamo dei magnifici panificatori. Tra l'altro abbiamo un panificatore anche che macina ancora, che è una macina del 600, è un antico mulino e sarà una cosa molto importante da vedere. In occasione della presentazione di Tartufesta è stata inaugurata anche la suggestiva mostra allestita dall'artista Gino Pellegrini, grandissimo scenografo di Hollywood. Nella sala mostra del municipio di Savigno si celebra il tartufo scenografico. Oggi si celebrerà attraverso anche l'impegno importante di Gino Pellegrini, che è un coreografo, uno scenografo, uno scultore. Si celebrerà la storia del tartufo, che poi connettiamo anche alle strade dei vini. Perché da poco come provincia abbiamo proprio inaugurato questi luoghi in cui i brentatori, figure medievali che trasportavano il vino dai colli bolognesi alla città, diventavano a loro volta un po' testimoni di una produzione di vino importante. La provincia di Bologna sostiene la manifestazione con l'impegno di alcuni assessorati. Il tentativo è quello di fare pubblicità positiva, promozione, come dire, quindi la provincia affianca i comuni in questa operazione. Le sagre mettono assieme tradizione, coesione territoriale, rapporto fra consumatori e produttori per far conoscere la rintracciabilità delle migliori produzioni locali. Ma è in tavola che si celebra il trionfo del tartufo bianco pregiato di Savigno. Protagonista oggi nel piatto più semplice, le uova in due cotture diverse, classica al tegamino, è cotta nel sacchetto in una maniera un po' particolare, è servita col purè, poi rifritti in maniera molto semplice. Il tartufo bianco, come ben sapete, non richiede preparazioni molto complicate, appunto per esaltare la sua delicatezza e la sua fragranza. Questi gli appuntamenti in calendario per la provincia di Bologna.